Eccoci al nostro quarto incontro dei dialoghi con la scienza. Oggi un po' una giornata speciale, due donne e due donne di scienza, e credo che anche questo sia un aspetto anche bello, interessante, no? In questo periodo in cui tanto, come sempre, si discute del ruolo delle donne. Io credo che Silvia Bencivelli e Cristina Meini abbiano uno straordinario curriculum che le mette a confronto, che oggi le metterà a confronto, proprio perché stanno dando un contributo notevole al dialogo, alla scienza. Silvia Bencivelli, come tutti saprete, è medico, è giornalista, scientifica, è conduttrice radiotelevisiva. La sentiamo, ci accompagna spesso nelle nostre giornate di riflessione. Cristina Meini è una docente dell'Università del Piemonte Orientale, ancora una volta va il ringraziamento anche all'Università, e ancora una volta ringrazio il nostro rettore che questa mattina è qui con noi. Ormai il rettore è diventato un nostro, ci incontriamo spesso ed è bellissimo, insomma, è bello che il rettore dell'università segua le attività più interessanti, insomma, le attività che comunque animano la ricerca e la vita della nostra città. Cristina Meini è filosofa del linguaggio, si occupa di fake news e ha un curriculum anche lei notevole di pubblicazioni, soprattutto di ricerche. Ha collaborato anche con noi, con il Circolo dei Lettori, e di questo, insomma, abbiamo un bel ricordo e penso che comunque anche questo proseguirà. Di Silvia Bencivelli ricordo un aspetto importante nella sua lunga carriera, una lunga carriera anche di premi, e penso che tutti ricordiate che nel 2012 ebbe da parte del premio Guido Piazzano, che tra l'altro si è concluso la scorsa settimana, il premio per il giornalista scientifico. Quindi grazie a queste due donne che dialogheranno questa mattina. Buon ascolto a tutti. Anche se io volevo intanto scusarmi perché ho una accompagnatrice assai rumorosa, ma 2 anni, e tutti quanti abbiamo avuto 2 anni, e credo che possiate essere comprensivi se si invitano le donne, c'è questo genere di controindicazione spesso. La seconda cosa che volevo aggiungere, oltre a ringraziarvi, a ringraziare Paola, a ringraziare il teatro, il premio Piazzano 2012 significa che non sono più così giovane, e anche che vorrei ringraziare Telmo Pievani, e vorrei ricordare che di Telmo Pievani, con la collaborazione mia molto più modesta, sta andando in onda un programma su Rai Scuola ogni martedì e ogni giovedì alle ore 21 di storia della scienza, che è una cosa un po' straordinaria, nel senso che portare la storia della scienza in TV credo che insomma che sia stata un'impresa molto, insomma, molto importante, raffinata. Dietro c'è anche la testa di Pietro Greco, che vorrei, insomma, ringraziare anche qui con voi, anche se magari non l'avete conosciuto, è mancato un anno fa. E Pietro e Telmo hanno pensato questa cosa insieme alla produzione di Rai Scuola, riusciremo ad arrivare anche su Rai 3. E quindi, insomma, guardate Telmo Pievani, riguardatelo quando sarà sulle reti principali della Rai. Vai. Vado e per iniziare questa che credo sia una chiacchierata più che un'intervista, inizierei dal titolo, la fiorente fabbrica delle fake news. È una fabbrica vecchia, è una fabbrica nuova, una fabbrica contemporanea. Questo è un tema che a me ha sempre interessato e su cui vorrei anche sentire il parere di Silvia. Le fake news non sono nuove. Gli Spartani avvelenarono il pozzo degli Ateniesi, la donazione di Costantino, anche l'idea che le fake news non cambino la realtà, i Savi di Sion e anche la donazione di Costantino. Poi ci sono fake scientifiche anche, la California che doveva essere un'isola, c'erano già le carte, era evidente che non lo fosse, ma c'era la convinzione per secoli, c'è stato chi ha difeso l'idea che
che la California fosse un'isola. E poi la mia preferita è quella del prete Gianni, una figura tra reale e mitologica, in realtà non esisteva, e di cui però poi ci sono anche delle attestazioni letterarie nel Milione di Marco Polo, e poi ancora se ne parla in numerose altre opere, nell'Orlando Furioso e via di seguito. Quindi non è vero che le fake news siano una novità in questo senso, ci sono sempre state, e non è neanche vero, lo abbiamo appena visto e commentato, che non hanno avuto delle influenze sulla realtà. Quindi ciò che si scrive da sempre può avere un'influenza anche molto significativa sulla società. Cosa c'è di nuovo oggi? E qui vorrei chiedere a Silvia se secondo lei è una differenza solo quantitativa o anche qualitativa. Sicuramente c'è una differenza quantitativa, ma sulla quantità di fake e di persone che sono coinvolte e di persone che possono, sono nella posizione di poterle diffondere. Un tempo forse solo da posizioni di qualche potere era possibile creare fake news, forse ora lo può fare chiunque. Quindi una differenza di quantità, ma che comincia già a essere una differenza di qualità. E poi oggi le fake news viaggiano prevalentemente su internet, anzi forse non c'è fake news che non viaggi su internet, perché tutta l'informazione viaggia anche lì, e allora intervengono quegli algoritmi di profilazione che fanno sì che ognuno di noi viene colto proprio da quelle fake che vertono su argomenti che sono per noi più sensibili, quindi davvero sono più contagiose, più infettive. Ecco, cosa ne pensi, Silvia, di queste riflessioni? No, che hai molta ragione, che hai messo sul piatto proprio una delle questioni più importanti che dobbiamo affrontare a livello collettivo riguardo alle fake news. Sì, sono cambiate in termini quantitativi e qualitativi, e adesso proverò un po' a esprimermi. Sì, incidono sul nostro mondo in maniera molto importante, e lo fanno però da sempre, sempre sfruttando gli stessi meccanismi, i nostri meccanismi mentali, i meccanismi di propagazione dell'informazione, sono tutti meccanismi molto umani che sono gli stessi da 200.000 anni, quindi se volete c'è anche una buona notizia, che noi possiamo studiarli e possiamo capire più o meno come difenderci. La risposta è che non ci si difende mai del tutto, ma che già sapere che non ci si difende mai del tutto è una forma di difesa. Proviamo ad articolare la cosa. Se vi ricordate, forse non vi ricordate, ma sapete che dal 1998 gira una fake news molto seria per quanto riguarda le ricadute sulla nostra salute, che dice in maniera del tutto sbagliata, appunto, non è assolutamente vero, che il vaccino contro il morbillo possa essere causa di malattie di spettro autistico nei bambini. Questa informazione fu messa in giro da un medico che era stato corrotto. Era stato corrotto da un gruppo di avvocati che aveva di fatto truffato un gruppo di genitori, convincendoli a fare causa allo Stato. Perché in quel momento siamo in Inghilterra, la vaccinazione contro il morbillo, è difficile sempre dire obbligatorio delle vaccinazioni. Noi abbiamo ridotto questo dibattito molto raffinato che esiste dal 1840 sull'obbligatorietà vaccinale al corrivo, sono pro, sono contro. Non si può dire, è come dire sono pro, sono contro gli antibiotici, non vuol dire assolutamente niente. Però insomma, in quel periodo si stava controllando la diffusione del morbillo bene attraverso una vaccinazione che i bambini inglesi facevano. Con questa informazione sbagliata che fu messa in giro, ricordatevelo, da un medico e da un medico corrotto da un avvocato, quindi stiamo parlando di due esponenti di due categorie professionali che si suppone ci debbano difendere da questo tipo di cose, per truffare i genitori. E voglio dire anche che questo è importante, perché il genitore che ci credeva non è stato responsabile di niente, anzi probabilmente la prima vittima, anzi sicuramente la prima vittima. Hanno creato questa informazione che poi è scappata dal recinto e che tuttora continua a circolare. È molto complesso spiegarvi anche come, perché io ritengo che sia inutile farlo, non è impossibile, anzi si può spiegare benissimo. C'è un articolo scientifico che continua a girare, nonostante in alto ci sia un'etichetta rossa con scritto ritirato, continua a girare, e periodicamente anche i nostri parlamentari lo portano in Parlamento, anche i nostri avvocati lo portano nei tribunali per chiedere risarcimenti che non hanno senso di essere corrisposti e così via. Questa bufala continua a girare. È una bufala che nasce in epoca pre-internet, come nasce in epoca pre-internet quella per cui Nerone ha bruciato Roma, a cui continuiamo a credere. Ma questa bufala è in un'epoca un attimo pre-internet,
Ed è in un momento del pre-internet in cui però noi comunque, come fruitori dell'informazione scientifica, eravamo già molto simili a quelli di oggi. Cioè eravamo già persone che vogliono prendere in mano la propria salute e che hanno la pretesa, il diritto e la possibilità di informarsi e di capire, come giusto che sia. Questo ci rende molto potenti rispetto alla nostra salute e alla salute dei nostri cari, ma anche molto vulnerabili. Ed è una vulnerabilità, credo che questa sia appunto, ed è una vulnerabilità che si spiega molto bene con la psicologia, e che la psicologia ha spiegato molto bene, che se volete assomiglia un po' a quella dell'adolescenza, no? Quando siamo, non abbiamo più 2 anni, ne abbiamo 15, siamo effettivamente capaci di fare tante cose, di capire tante cose, vogliamo tanta libertà, ma non siamo così capaci di gestirsela fino in fondo. E questa bufala continua a girare. Allora mi direte voi, che cosa è cambiato se continua a girare e se continua a essere proposta ai genitori, e se i neogenitori, quando vanno a fare il vaccino, continuano a essere spaventati da una cosa che è stato dimostrato? Questa persona non è più medico, è negli Stati Uniti, è stato radiato dall'ordine, ha avuto dei processi, lasciate perdere come sono andati, è tutto un po' fumoso, ma insomma, se è stato dimostrato che quella cosa era totalmente falsa, e se tanti medici poi, per rispondere all'opinione pubblica, si sono anche messi a fare degli studi scientifici totalmente inutili per dimostrare quello che sapevamo già, cioè che è totalmente falsa, perché continua a girare? Perché è una bufala di grande successo. Nel senso che ha quelle caratteristiche che si adattano molto bene alla nostra struttura di pensiero e che ci danno risposte laddove la scienza non è capace di darcele. Cioè, ci danno risposte rispetto a malattie spaventose che colpiscono le persone a cui teniamo di più, i nostri figli, e che non hanno una spiegazione né una possibilità, se non in una certa misura, di essere curate, o men che meno guarite in questo caso. E quindi colpiscono le nostre vulnerabilità. Oggi, allora, dove sta la differenza qualitativa e quantitativa? Sta nel fatto che questo tipo di informazione può essere atomizzata, può essere modificata in mille modi. Con la pandemia informazioni simili sono diventate di tutto. Noi ogni 20 giorni ne vedevamo una, la colchicina, no? E ci sono stati anche politici che hanno diffuso informazioni chiaramente sbagliate, che si sapeva benissimo che erano sbagliate, però hanno cominciato a essere tante. E hanno cominciato a essere tante anche perché gli scienziati hanno cominciato a produrre quantità di informazioni scientifiche mostruose. Cioè, nel giro di pochi mesi i paper sul Covid erano 200.000 e adesso siamo nell'ordine, poi dipende da come li contate, no? Probabilmente sono 800, 1 milione, 400, a seconda dei database che andate a vedere li indicizzano in modo diverso, questo lo dico agli esperti, gli altri si accontentino di sapere che sono stati tantissimi, perfino i fisici si sono messi a scrivere di Covid, i matematici, gli ingegneri, chiunque nel mondo dal 2020 ha cominciato a studiare Covid, e quindi la quantità di informazione che è uscita su questa cosa era moltissima, ma era tutta ancora molto prematura. Andava sedimentata, contestualizzata, verificata, eccetera. Per meccanismi dell'editoria scientifica, sui quali non entrerò nel dettaglio, questa informazione molto provvisoria è stata resa disponibile a tutti noi in maniera aperta. Di nuovo, un'istanza più che giusta, apriamo l'informazione, questi lavorano con i soldi pubblici, andiamo a vedere cosa fanno, è diventata però un incredibile aumento della complessità che noi abbiamo dovuto fronteggiare nel giro di pochi mesi. Un tempo una come me riceveva qualche centinaio di comunicati stampa alla settimana, adesso forse sono ancora così tanti, ma se va sui database può leggere migliaia, decine di migliaia di articoli la settimana. Cioè stiamo buttando nel mezzo dell'ecosistema informativo informazioni in una quantità pazzesca. Non esistono più alcuni filtri che prima esistevano, ma prima intendo a gennaio 2020, non intendo tanto più in là. E quei filtri che facevano sì che la comunità scientifica si scambiasse informazioni al suo interno prima di buttarla fuori. Quindi è aumentata in maniera quantitativamente importante questa informazione. In epoca pre-pandemia e post, la bufala precedente è stata messa in giro da un ex medico che si chiamava Andrew Wakefield, tra Andrew Wakefield e la pandemia comunque era aumentata a dismisura l'informazione scientifica, però eravamo, diciamo così, ecco, adesso avete presente le curve esponenziali, perché le curve esponenziali hanno una caratteristica interessante, sono fatte così, se non le legge qui sembrano crescite piccole, qua sembrano crescite governabili e tutto un tratto ti scappano di mano, perché sono fatte proprio così. Quello che è successo dalla post-Wakefield adesso è stato questo, che stava crescendo. La pandemia gli ha dato
un impulso alla crescita mostruosa. La quantità di informazione scientifica buttata in pasto a tutti quanti è diventata mostruosamente importante. L'altra cosa che è cambiata, sì, è che l'ecosistema informativo nel corso di 20 anni si è dotato di strumenti anche sacrosanti. Immagino che tutti abbiate un profilo Facebook, alle volte anche due, siate sui gruppi social, c'è chi c'ha TikTok, chi c'ha Instagram, chi c'ha Twitter, c'è chi ce l'ha tutti, però in questo modo ciascuno di noi è anche emettitore di informazione e decide del successo di una notizia sulla base di proprie considerazioni personali che possono non essere condizionate da una cultura di base che permette di valutare quello che sta retweetando, per esempio, no? E quindi si è visto, per esempio, un'analisi sui politici, si è visto che i politici, certi tipi di politici peraltro, è anche interessante vedere quali tipi di politici, quelli diciamo che noi consideriamo populisti, qualsiasi sia l'area politica a cui fanno riferimento, ritwittano. Cosa fanno? Ritwittano. In questo si deresponsabilizzano, che è un sentimento che abbiamo provato tutti, no? Quando condividiamo una cosa, ma mica l'abbiamo scritta noi, l'abbiamo solo condivisa, mi è piaciuta, magari ne ho letto i primi tre paragrafi, non è che l'abbia letta tutta, però era un bell'articolo, l'ho condiviso. Ecco, ritwittano, in questo modo acchiappano chi è favorevole e si deresponsabilizzano rispetto a chi è contrario. E hanno gioco facile rispetto al giornalista che dice, beh, ma lei sta mettendo in giro questa informazione. No, no, non l'ho mica detta io. Esattamente come quello delle Iene che ti dice, no, ma io ti sto solo raccontando una cosa, non l'ho mica verificata. Io faccio il raccontatore, non il giornalista. Che è un meccanismo di deresponsabilizzazione molto umano, che esisteva anche prima di Wakefield, prima di Twitter, prima di Facebook e così via. Quindi sì, la risposta è sono aumentate, è aumentata la qualità, è aumentata la quantità. Una cosa che ci potremmo continuare a chiedere è con quali conseguenze, con quali guadagni, per chi, e se parliamo di fabbrica significa che c'è un'intenzionalità. E questa è una distinzione importante, perché ora io non so se rivolgerti la domanda o se hai voglia di dire qualcosa da filosofo anche tu, però forse sto un po' esagerando. Ma le bufale tradizionalmente noi le distinguiamo in sono state messe in giro da qualcuno per un guadagno, Wakefield, che ci guadagnava 500.000 sterline, più o meno, ringraziatelo, 500.000 sterline e un sacco di bambini morti di morbillo da allora. Oppure sono state messe in giro da qualcuno che ritwitta e basta, e magari sono nate semplicemente perché a noi piace credere che, non lo so, i coccodrilli vengono fuori dalla doccia, una cosa così. Di più, a seconda di che cosa si intenda per fake news, le fake news possono anche non essere false. Le fake news spesso sono delle notizie non curate e che semplicemente sono messe in giro da quelle che tecnicamente si chiamano clickbait, le fabbriche dei click, che sono solo interessate a farci andare su un sito semplicemente perché andando su un sito guadagna qualcuno o noi acquistiamo qualche cosa. Quindi è un mondo assolutamente complesso. Esatto, poi una cosa che ci diciamo noi esperti è che adesso dovremmo cominciare a entrare nell'era della comunicazione e della complessità. È inutile comunicare informazioni se non siamo capaci di educare il nostro pubblico a pensare che l'ecosistema in cui queste informazioni sono nate e in cui le stiamo buttando ha un contesto, ha una storia, una filosofia. Non esiste la ricerca che scopre che il cioccolato fa bene. Esistono decenni di ricerca sul cioccolato ed esiste un concetto di fa bene che quasi non ha nessun senso per la scienza. Fa bene, fa male non vuol dire niente, no? Cioè vuol dire qualcosa per la nostra vita del momento, ordino questo, ordino quest'altro a tavola, ma nel senso generale della nostra complessità scientifica no. E poi esistono appunto, scusami, no? Sì, no, la questione del contesto è fondamentale, la questione delle sfumature è fondamentale, la questione dell'enfasi specifica che prende una notizia all'interno di un mondo fatto di tante notizie, alle volte è anche non solo per il clickbait, quindi qualcuno ci ha guadagnato dietro, ma anche casualità. Cioè questo è il caos, no? Le teorie del caos ci insegnano che ogni tanto basta un niente per innescare un'inattesa visibilità di una parte di informazione che è semplicemente andata così, e questo però condiziona anche il nostro dibattito pubblico. Poi c'è invece l'inattesa visibilità o enfasi data a un'informazione tra le tante che invece viene a vantaggio di una certa parte politica, no? Per cui qui ci servono i dati quantitativi, ci serve l'utilizzo del numero, della matematica, e non è sempre facile. Quando si parla di complessità, sono d'accordo che sia una parte che ci spetta nel futuro in modo veramente forte, quello di educare le persone alla complessità. E tra le complessità, cioè le cose non facili da cogliere perché non ci vengono comunicate, c'è anche il modo peculiare di funzionare della scienza.
La scienza funziona per tentativi ed errori, la scienza si approssima, almeno lasciamo perdere le scienze empiriche, si approssimano alla realtà ma spesso sbagliano, e quindi bisogna essere tolleranti all'imprecisione e all'errore, sapendo però che un'imprecisione e un errore della scienza tendenzialmente si approssima sempre di più alla verità, con tutte le minuscole del caso. E quindi dobbiamo imparare a gestire questa incertezza che ci viene dall'ascoltare la scienza, dall'affidarci alla scienza, e nello stesso tempo cercare di riconoscere quali tra gli scienziati sono i più seri, quelli a cui dobbiamo dare credito, sapendo che anche loro sbagliano. A me ha colpito all'inizio della pandemia, era intervenuto Montagnier, che è un altro di quei grandi scienziati, premio Nobel per la medicina, per la ricerca sul virus dell'HIV, che tuttavia poi è intervenuto molto malamente sul dibattito, se ricordo bene, sull'autismo, anche lui. Sì, è quello che proponeva di curare il Parkinson di Papa Wojtyla con la papaya, per dirvi il personaggio, perché c'è questa cosa della sindrome da premio Nobel, no? Che noi ci auguriamo sempre che non avvenga, poi... E capita a quelli che prendono i Nobel per la medicina, più spesso che gli altri. Giorgio Parisi ha fatto recentemente un bellissimo Twitter in cui scrive: non fidatevi dei Nobel. Esatto. Che è quasi un paradosso nel mentitore. Diceva, sì, che la proporzione, sì, di stupidi è la stessa in tutti i gruppi umani, Nobel compresi. Ecco, Montagnier fa parte di questo. Però Montagnier, alla mia memoria, che non avevo troppo seguito le vicende del Papa, era comunque un premio Nobel, e ci diceva che lui sospettava che il virus non avesse un'origine naturale, perché aveva una sequenza genica troppo vicina a quella del suo virus, dell'HIV, e quindi un preprint, sì, un maledetto preprint, sì, ritirato. Però l'aveva detto lui, e quindi io sono rimasta colpita da questa affermazione. Poi però cosa succede? Che Robert Gallo, che è stato suo storico concorrente nella ricerca della cura e della causa lui non ha avuto il Nobel, ma insomma le ricerche erano assolutamente parallele, ha smentito Montagnier. E allora io cosa dovevo fare? devo andare a vedere le ricerche che ha fatto un autore, i premi che ha fatto, andare a vedere cosa è successo dopo. Infatti, forse sì, ma no, noi non possiamo chiedere a tutti di conoscere la storia, perché ho raccontato un esempio eclatante. Poi è anche una storia scivolosa, non è precisamente nemmeno una storia edificante per la comunità scientifica, perché è la storia di una rivalità veramente acerrima, nella quale poi c'è stata esattamente una cosa che si stava per riproporre come adesso per il gene editing, no? Per l'editing genetico, cioè dietro ci sono anche paccate di soldi. Non pensiate che la ricerca biomedica sia soltanto la ricerca del benessere umano. Ma noi dobbiamo conoscere tutto questo, diventa complicato. No, infatti non lo dovete conoscere, tranquilli, non lo dovete conoscere, dovete dotarvi di strumenti critici che sono gli stessi per le stesse, per 100 milioni di cose, e che sono, diciamo, il primo, peraltro, è uno di quelli su cui si fonda la scienza stessa. Lo scetticismo sano, lo scetticismo malato no, ci porta verso un complottismo paranoide che non serve a niente e che ci isola dalla comunità umana, ma lo scetticismo sano vuol dire tendere a evitare di idolatrare qualcuno, di credere che qualcuno abbia l'autorità assoluta e la capacità assoluta di vedere la verità e di portarvela così. La scienza non funziona in questo modo. La scienza funziona per paradigmi di maggioranza. E in genere tutti gli scienziati sono d'accordo sulle cose di base di quella disciplina e poi ragionano sulle propaggini, no? Sono tutti d'accordo che il DNA porta l'informazione scientifica, che l'evoluzione avviene per mutazione spontanea e selezione naturale, dopodiché andiamo a vedere il palmipede, no? Come l'evoluzione del cirripede, cose di questo tipo, insomma. La questione di Montagnier, vabbè, Montagnier ha perso il cervello. Montagnier c'ha anche un altro problema, che è virologo, quindi non è soltanto un premio Nobel che ha perso il cervello. Montagnier è un virologo ed è anche stato negli anni 80 uno dei virologi più importanti al mondo, e è stato quello che poi l'Accademia Nobel ha riconosciuto come lo scopritore dell'HIV. Lui con la sua collega, di cui peraltro non viene mai ricordato il nome, invece Françoise Barré-Sinoussi, è stata riconosciuta l'altra scopritrice. Poi chissà
chissà perché Montagnier è sempre a dire la sua e dice un sacco di panzane. Io credo che lui avesse anche poi a un certo punto negato l'AIDS, no, aveva fatto un'altra cosa immensa, un'altra cosa gigantescamente sbagliata. Ma ricordiamoci anche Jim Watson è quello che nell'aprile del 53 pubblica la doppia elica del DNA, cioè quello che ha permesso alla biologia di diventare quel che è, di capire come si replica il DNA, come muta, come fa tutto, insomma. Ecco, Jim Watson è uno che è stato capace di dire che le donne sono meno intelligenti degli uomini, che i neri non hanno speranza nei inutili educati, che peraltro lui, vabbè, lasciamo perdere. Questo è un altro tema, l'esperto è sempre esperto di qualche cosa, forse dovrebbe stare un pochino più zitto quando deve parlare d'altro. Sì, ma non solo, queste sono cose assolutamente, totalmente screditate, continuano a girare, no, nella nostra, la differenza tra il cervello dell'uomo e il cervello della donna, cosa per cui le bambine vengono indirizzate a un'educazione, cioè non autorizzate a rotolarsi nel fango, no? Per cui la mia educazione con mia figlia è rotolati nel fango, così cerchiamo un po' di compensare. I nonni non sono molto d'accordo. Ma la questione è appunto come faccio io a distinguere quale esperto è nodale per il pubblico, no? E in questo ci dovrebbero essere i giornalisti a fare da mediatori. In questo mondo onestamente non è sempre facile per noi farlo, un po' anche perché non esiste quasi più nessun supporto economico al mondo dell'informazione che non sia quello dei grandi gruppi industriali. Cioè fare un giornalismo indipendente oggi significa fare i morti di fame, oppure farlo con un altro mestiere alle spalle, no? Uno ha uno stipendio fisso garantito da altre cose, ha delle rendite di famiglia, però capite che non è mai del tutto libero così. E quindi la funzione del giornalista come gatekeeper dell'informazione, come selezionatore, costruttore di contesti, costruttore di complessità, eccetera, viene un po' meno. E viene un po' meno dal momento in cui viene meno la sua capacità di essere anche economicamente indipendente, di progettare un'inchiesta, che è una roba che costa soldi, poi devi mantenerci una famiglia, insomma. Chi ce lo fa fare? Ecco, adesso si sta un po' diffondendo questa cosa, e allora probabilmente dovrà risorgere un po' il ruolo delle istituzioni pubbliche, no? Vediamo un po' se le istituzioni pubbliche riescono a dotarsi di uffici comunicazione capaci di fare una comunicazione della scienza scientifica anche nei modi, quindi basata su la conoscenza del pubblico, l'indagine statistica, quello che sappiamo di psicologia sociale, di sociologia e così via. Esistono, vi assicuro, decenni di studi su come si parla di vaccini, mai uno di questi studi è stato tenuto in considerazione in questo anno di pandemia con il vaccino a disposizione. Decenni di studi che raccontano perché c'è l'esitanza vaccinale, che esiste da fine Settecento, non è una roba di adesso, che siamo un po' esitanti a vaccinarsi. Dal 1840 è stata proprio, si comincia a studiare nell'Inghilterra dal 1840, come mai la gente non vuole una prevenzione di una malattia mortale? Com'è che c'è la gente che dice no grazie, io preferisco rischiare una malattia mortale rispetto a una cosa che te la fa prevenire, no? Come mai non siamo capaci di vedere che i rischi da una parte sono 100.000 volte superiori dei rischi dall'altra e così via. Troppe domande. No, ma infatti io avevo una domanda e l'ho elusa. Come fai a scegliere l'esperto, dici tu? Come faccio a fidarmi dell'esperto? Vi do una risposta che mi è piaciuta moltissimo. Ieri l'altro, credo, Gad Lerner, forse l'avrete sentito anche voi, a Prima Pagina. Gad Lerner è il mio preferito, a Prima Pagina. ha detto una cosa tipo, ma io ho adottato, con la R così, io ho adottato un criterio in questi mesi che è che se lo scienziato non dice mai non lo so, non mi fido. Perché almeno una volta una cosa che non lo sa ci dovrà essere, no? Ecco, questo secondo me è già un criterio importante. La scienza in questi mesi, soprattutto in Italia, per esempio, perché in Germania ha fatto tutta un'altra operazione, però adesso in Germania stanno messi molto peggio di noi, quindi di nuovo anche questo potrebbe essere opinabile, la scienza da noi non ha mai detto non lo so, piuttosto abbiamo visto i pollai di scienziati che dicevano A, B, C, eccetera, eccetera, ma fermarsi e dire lo stiamo capendo e tra due mesi lo sapremo. E noi, torno sul punto di prima, a cui c'è nato prima, e noi non abbiamo distinto tra scienziato e scienziato, essere scienziato è una categoria troppo grande. Ma nessuno scienziato è stato esente da errori, e semplicemente nessun esperto, diciamo così, perché poi sono arrivati esperti anche da mondi limitrofi a quelli della scienza, e abbiamo assurdo a esperto anche gente tipo me. Io questa cosa l'ho evitata un po' perché avevo un impegno familiare e quindi non potevo effettivamente informarmi quanto avrei ritenuto necessario prima di autodichiararmi esperto, e un po' perché effettivamente probabilmente i comunicatori erano più bravi, sono decisamente più bravi anche a ripulire il rumore di fondo.
Quindi non solo a comunicare ma anche a sintetizzare. Mentre lo scienziato è più analitico, il comunicatore tende a essere più sintetico e quindi forse non è stato sbagliato che qualcuno di noi diventasse esperto, ma anche gli esperti hanno sbagliato, perché la scienza si fa col tempo. E ricordatevi che il sequenziamento di questo virus è avvenuto a gennaio dell'anno scorso, quindi è molto poco nella storia dell'umanità. Ricordatevi che la spagnola è durata 2 anni, 3 anni, non avevamo nessuna difesa se non le mascherine, sono morte più persone di spagnola che di prima guerra mondiale, no? E oggi la situazione non è questa, però comunque la scienza, che rapidamente ci sta difendendo da questa epidemia, non è rapidamente in grado di darci le risposte che noi rapidamente vorremmo. Tu ci hai dato una responsabilità forte in quanto persone che lavorano nelle istituzioni pubbliche, no? Io lavoro in università. Posso dire che c'è una sensibilità, non so se nuova, una sensibilità che si è slatentizzata, e credo che molti di noi, non voglio dire tutti noi, ma molti di noi hanno perfettamente chiaro che hanno un ruolo sociale in questo senso, ma direi non solo dell'università. Come sai, l'università è chiamata a svolgere la cosiddetta terza missione, l'incontro con il pubblico, e a me è capitato, anche favorita dalle teleconferenze, di fare parecchi incontri nelle scuole superiori, e adesso addirittura abbiamo un progetto con le scuole elementari. Ma la domanda è forte da parte degli insegnanti, e i ragazzi sono interessati, quindi il lavoro è tanto, ci vuole denaro, queste cose costano, e forse del denaro pare anche che arrivi, sta poi a tutti noi spenderlo per bene, ma da questo punto di vista, se basta, l'impegno c'è. Poi in particolare devo dire, io sono una filosofa, i filosofi in questi mesi e in queste settimane non hanno dato il meglio di sé, però ci sono anche dei filosofi seri, e i filosofi seri, a parte che rispondono anche pubblicamente ai filosofi non seri, ma sentono tantissimo il peso, cioè forse il filosofo nell'immaginario, e forse non solo nell'immaginario, è colui o colei che più deve considerare la complessità della realtà, e sappiamo bene che la realtà è complessa. Allora, ma il problema legato a tutta la disinformazione, poi chiamiamole bufale, fake news, complotti o come credi, è di più socio-economico, quindi fattori esterni, oppure tu hai già anticipato, è molto psicologico, quindi all'interno della mente di ciascuno di noi che inventiamo o che ritwittiamo informazioni, ma all'interno del mondo psicologico è più emotivo o più cognitivo? Cioè ci sono... È un nostro bisogno di difenderci da qualche cosa che ci porta a entrare in quel mondo, a ritrovare un'identità che abbiamo perduto, a mettere insieme dei pezzi che prima non tornavano e che si sono disgregati, però mi pare anche che ci siano dei grossi problemi di tipo cognitivo. Noi non sappiamo leggere la statistica, si sono sentite delle cose deliranti nelle ultime settimane. Si confonde, si danno i numeri senza considerare le basi statistiche da cui si parte, i vaccinati e non vaccinati. Sì, ma i vaccinati, a parte che è stato confuso, c'è quel, tra l'altro di nuovo un mio collega, anche se non filosofo, ha perfettamente confuso il 70 e il 30% delle persone che erano malate, vaccinate o non vaccinate, ma ha questo in televisione, e non ha considerato che, anche se fosse come diceva lui, cioè che il 70% delle persone nelle terapie intensive è vaccinato, mentre era esattamente il contrario, va tenuto conto del fatto che le persone non vaccinate ormai sono solo quel 10-15%, quindi una base statistica che invalida ogni ragionamento. Allora, sì, c'è anche questo bias. Secondo te qual è il problema? O non si può proprio cercare di trovare il problema perché sono tutti? No, il problema va cercato, identificato e va spiegato, perché poi a quel punto siamo un pochino più in grado di capirlo. C'è sicuramente un problema, come dici tu, cognitivo, di competenza numerica, però la competenza numerica non è che dobbiamo avercela tutti. Cioè io so fare un chi quadro, me lo ricordo ancora, no? Quindi quanti sono i malati, quanti sono i vaccinati, quanti sono i non vaccinati nella popolazione generale, quanti sono i vaccinati, quanti sono i non vaccinati nella popolazione malata. Ed è una cosa così, si studia statistica medica, si impara, è anche facile, sono due formulette e dovresti ricordartela anche dopo la laurea. Poi vabbè, i medici ritengono che i numeri non gli servono, e questa è un'altra questione, ma
Questo tipo di competenza però non serve sempre, non serve a tutti. Dietro c'è una questione logica che invece magari potremmo imparare a capire già da ragazzini, perché che due gruppi non omogenei non siano confrontabili è il famoso mele pere, e questo si impara già alle elementari. Poi si può andare più sul sottile, mele pere non sono confrontabili, mele gialle, mele rosse, pere gialle, pere verdi, no? Non sono confrontabili e così via. Quando si impara la genetica mendeliana alle medie, in fondo non si fa una cosa tanto diversa, piselli lisci rugosi, piselli gialli, piselli verdi, cioè continuano a essere categorie, no, che si possono intrecciare in vari modi con un quadrato di quattro elementi. Ma detto questo, il problema radicale delle fake news, chiamiamole come ci pare adesso, chiamiamole fake news per convenzione, così ci capiamo, è più psicologico semmai, perché è l'interpretazione del dato che ci inganna, non è tanto il dato. Noi il dato potremmo anche non saperlo, non considerarlo. Io mi dimentico sempre, tutte le volte vado a riverificare quanti sono i decessi a livello mondiale, i vaccinati a livello, qual è la percentuale. Io stamattina, stanotte, ho riletto, ripassato, eccetera, quindi so che i vaccinati in Africa sono il 5%, non ci stupisca che le varianti vengano da lì, non perché sono africani, perché sono non vaccinati, ok? Tant'è che le precedenti varianti venivano dall'Inghilterra e così via, no? Ecco, quindi mi sono andata a rivedere questi numeri, però effettivamente non è tanto il numero, è come lo uso, come lo presento, come lo interpreto, e lì dietro ci sono questioni psicologiche che sono le stesse per tutti. Ora, sei tu la filosofa, però sono quelle che, diciamo, in fondo hanno anche, cioè quelle che Aristotele usava per descrivere le fallacie logico-argomentative, no? Cioè io posso usare un argomento sbagliato nei tuoi confronti e costruire tutta una narrazione sbagliata nei tuoi confronti per convincerti a fare una cosa, per esempio, insomma, è la mia bimba? No. Ah, ok. No, sono un po' i nervi a fior di pelle, scusate. Ok. Mi sono anche tolta gli occhiali per evitare di essere iperreattiva, però come vedete l'udito non si spenge. No, e quindi ecco, ci sono dei meccanismi psicologici che in fondo sono sempre gli stessi. Tu prima hai cominciato a citare quello che nel mondo viene chiamato bias di conferma, diciamo nel mondo degli esperti viene chiamato bias di conferma, no? Il bias di conferma, bias, scritto bias, è un errore sistematico che viene prodotto sempre per l'impostazione sbagliata o del ragionamento, dell'esperimento, eccetera. Vi faccio l'esempio che fu fatto a me. Bias di selezione a statistica medica, questo l'ho capito al volo. Voi avete le vostre due gabbiette di topolini e state provando un farmaco per vedere se riuscite a renderli più forti. Allora cosa fate? Avete la gabbia di topolini a cui somministrate il farmaco, infilate la mano e prendete i primi topolini che trovate, gli somministrate il farmaco e non c'è una sostanziale differenza. Obiezione. Voi avete preso i topolini più lenti a scappare. Quindi potreste aver preso i topolini geneticamente più mosci, diciamo così, a cui un farmaco che potenzia la muscolatura può aver permesso di raggiungere il livello normale. Quindi non siete in grado di vedere il miglioramento che il farmaco ha prodotto. Se usate lo stesso bias di selezione in maniera inversa per un farmaco che invece dovrebbe rilassare, per esempio, la crisi psicotica o la crisi iperattiva, potreste... diciamo aumentare o vedere un effetto che quel farmaco non dà o renderlo amplificato, capito? Perché non avete preso i topolini a caso, non ve ne siete resi conto, ma avete preso dei topolini speciali, quelli più lenti, e magari sono più lenti perché sono più grassi, sono geneticamente più svantaggiati dal punto di vista muscolare, eccetera. Questo è un bias, ok? Questo è il bias di selezione. Il bias di conferma interviene invece nella nostra vita di continuo, tutte le volte che noi selezioniamo un'informazione per confermare qualcosa che vogliamo vedere confermato, perché ci piace pensarla così. Allora, l'esempio classico, io voglio sapere se mi devo preoccupare del farmaco che sto dando a mia figlia perché sono preoccupata e quindi voglio che mi si dica sì, ti devi preoccupare. Allora metterò delle query molto particolari, non me ne renderò conto, ma non metterò farmaco effetti collaterali, metterò farmaco rischi e già ho condizionato la ricerca. Farmaco rischi, mi arriverà la pagina di 20 risultati e non cioè il mio occhio non cadrà su la pagina di diciamo, l'agenzia del farmaco in cui mi si espongono in maniera settica, anche perché non saprei leggere, cadrò
per forza su quelle pagine che dicono tutti i rischi dell'assunzione di questo farmaco. Guarderò quella pagina lì e sarò convinta, come già volevo essere convinta, sarò convinta ancora più di prima che quel farmaco abbia dei rischi e quel farmaco non glielo do. E finisce così la storia. Questo è il bias di conferma. Interviene sempre mascherina rischi, mascherina respirazione CO2. Quante volte l'abbiamo fatto? Staremo respirando la nostra CO2, poi andiamo a vedere i numeri, cioè no, non stiamo respirando la nostra CO2 e se succede non ci moriamo. I chirurghi tengono le mascherine operatorie sul tavolo operatorio, quindi dovendo essere molto concentrati per diverse ore e non perdono la concentrazione. Perché dovrei perderla io, no? Che se mi viene chiesto di tenerla un'ora in treno, no? Ecco, però questo bias di conferma interviene sempre, interviene su tutti, interviene che siate scienziati, che siate giornalisti, che siate ministri, che dobbiate prendere una decisione importante o no, per voi, per i figli, per la collettività. E questo errore psicologico è diffusissimo e bisogna imparare a saperlo. E allora dobbiamo anche sapere noi che ciascuno di noi, al di là dei profili patologici di personalità, ma ciascuno di noi è un po' bugiardo con tutti e prima di tutto con se stesso. Ciascuno di noi sceglie l'informazione soprattutto sulla base di un'identità che vuole per sé, che vuole mostrare agli altri, ma che soprattutto serve a se stesso per sentirsi solido. Allora, io sono una donna emancipata, sono molto più adulta di quello che vuole Paola e sono molto aperta, sono così, sono cosà, non farò mai scelte che mi mostrano un po' gretta, un po' spaventata, un po'... Io qui ci vengo con la figlia, probabilmente anche per quello. Perché? Perché devo lasciarla a casa? Facciamogli vedere il mondo a questa bambina, dopodiché strilla per un'ora. E non, cioè voglio dire, sono meccanismi che colpiscono la mente di tutti in qualsiasi scelta noi facciamo di continuo e di cui non siamo consapevoli, nemmeno se il nostro mestiere è studiare proprio queste cose qua. Vi faccio, cioè concludo questa, se ne può parlare a lungo, esistono libri di psicologia, libri di retorica probabilmente anche, che raccontano come questi meccanismi di distorsione del pensiero condizionano tutta la nostra vita, il nostro modo di porci con gli altri, il nostro modo soprattutto di prendere decisioni, ed esistono rami dell'economia che si fondono con la psicologia dagli anni 60, esatto, almeno tre, no, Simon, Tversky, Kahneman e anche no, gli ultimi due di un paio d'anni fa, o non gli ultimi due, i precedenti per l'economia, tantissimi premi Nobel per l'economia sono stati dati in realtà a gente che studia psicologia, perché le nostre scelte sono condizionate da questi errori e cioè appunto questa cosa viene riassunta da Damasio in una frase che tutti citano alla fine delle lezioni su questa cosa, ma che io non sono mai riuscita a trovare, quindi ho il sospetto che sia una fake news. Ve la do, prendetela così, ma è l'esempio di come le fake news funzionino benissimo, perché proprio secondo me Damasio la sottoscriverebbe. Ed è: noi non siamo macchine razionali che a volte si emozionano, noi siamo macchine emotive a cui a volte capita di pensare. Eccoci qua. Abbiamo ancora tempo di chiacchierare. Siccome mi sono tolta gli occhiali, devo fare così. Sì, un pochino sì. Sì. Io una domanda urgente ce l'ho ancora, perché hai citato tutta questa letteratura interessantissima degli ultimi 50 anni che ha fondato tutto sommato le scienze cognitive. Sì, la ragione per cui esistono i saldi, i Black Friday. Avete comprato qualcosa durante Black Friday? Non so se lo utilizzerete mai, comunque l'abbiamo comprato tutti, no? Vai. È una letteratura fiorente, nuova, ma è una letteratura antica, tutto sommato la retorica antica di questo anche si occupava, che mostra, con buona pace di altri filosofi che invece ci dipingevano come degli ottimi ragionatori, in realtà abbiamo dei grossi problemi con il ragionamento, però c'è una branca delle scienze cognitive, di nuovo all'intersezione tra la filosofia e la psicologia, che è interessantissima secondo me, che è recente, che è quella che va sotto nome di teoria argomentativa del ragionamento, di Mercier, Sperber, questi autori, e hanno notato come quando si mettono insieme delle persone, innanzitutto quello è un fatto, quello che succede è che quei tipici errori di ragionamento che
Silvia ha un po' citato, ce ne sono centinaia di altri, se si mettono insieme le stesse persone che hanno sbagliato quei test, o che comunque dobbiamo assumere che l'avrebbero sbagliate perché statisticamente le si sbaglia il 90%, in realtà il 90% poi le fa corrette, risponde correttamente. Cioè basta mettere insieme le persone affinché si capovolga la percentuale di persone che sbaglia rispetto a quelli che rispondono correttamente in favore della risposta corretta. E allora qual è la teoria di questi autori? È che quella che è una debolezza del bias della conferma in realtà si è visto in senso dell'evoluzione di questa nostra capacità di pensiero, in realtà è qualcosa di positivo, perché noi che c'è utile, perché noi siamo degli animali sociali, siamo vissuti e non siamo sopravvissuti perché vivevano in società, e nella società, se ci pensate bene, quando c'è un problema è bene che uno cerchi di confermare sempre la propria ipotesi, perché la arricchisce, la rende sempre più ricca di dati. Però è necessario che invece sia anche capace di vedere quando l'interlocutore sta sbagliando, e questo noi siamo abbastanza bravi a farlo, cioè di nuovo per varie ragioni che non so quali sono. L'ottimismo. Sì, assolutamente, è una teoria darwiniana e super ottimistica, evoluzionistica, però l'idea cioè c'è un'idea che è la spiegazione del perché succede, ma c'è un fatto che quegli esperimenti, quei test in realtà poi improvvisamente diventano superabilissimi e siamo anche molto bravi a superarli e lo facciamo rapidamente. Allora, perché tutto questo non si traspone in internet secondo te? Io una mia idea ce l'ho, ma... Forse perché non c'è un contatto umano. Io penso, sì. Diretto. Ti faccio... Beh, intanto ti dico che appunto è una teoria decisamente ottimistica. C'è un fisico del Novecento, di cui mi perdoni il pubblico, ma ho dimenticato il nome, non mi ricordo se fosse Feynman o Bohr, eccetera, che dice che una nuova teoria scientifica si afferma quando tutti i vecchi scienziati, i sostenitori della teoria precedente, sono morti. Diceva così, perché non c'è proprio verso, ma il vecchio professore rimane ancorato e non permette al giovane collaboratore di far passare idee che, diciamo, contraddicano la teoria precedente. Era ovviamente uno scherzo, e uno scherzo anche un po' macabro, non è stato così nella storia della scienza, non è stato così nella storia della fisica soprattutto, però è abbastanza vero che rinunciamo con un po' di difficoltà alle nostre idee, soprattutto se siamo quelli autorevoli del gruppo. Se invece probabilmente siamo in tanti, ma possiamo parlarci, probabilmente siamo in grado di confrontarci come esseri umani, questo vantaggio ce l'abbiamo. Internet però ci allontana. Allora c'è una teoria sociologica che io trovo molto divertente, cioè, parentesi, io ho cominciato a occuparmi di fake news prima che se ne parlasse, e non perché sono brava, perché se ne parla più o meno dal 2016, no? Dalle elezioni di Trump, quando sono diventate un problema mondiale, perché pare che il coordinamento delle fake news e della loro diffusione su internet sia riuscito a condizionare le elezioni americane. E da allora si studia molto la questione, no? E davvero siamo così sciocchi da farci condizionare da un algoritmo, davvero siamo così sciocchi da non riuscire a uscire dalle nostre bolle create per di più da sistemi informatici impersonali e renderci conto di cos'è davvero la realtà, eccetera. Questo è il dibattito che era in corso dal 2016 e che poi adesso si è arricchito fino a raggiungere la complessità che vi dicevo all'inizio per via della pletora informativa che si è creata in questi mesi sulle fake news. Ma a me è successo di incontrare questa cosa nel 2013 perché sono stata vittima di un gruppo di hater di questi online da social network per aver scritto che una cosa è una bufala. Allora, era una cosa talmente bufala che io credo che se ve la dico nemmeno sapete di che cosa si tratti, le scie chimiche. Se non sapete di che cosa si tratta, siete sani di mente. Se sapete di che cosa si tratta, sapete che non c'è bisogno di sapere che sono stupidaggini, no? Eppure io con tutto questo ho avuto un processo, ho dovuto pagare un avvocato, sono dovuta andare in un'altra città lontanissima da tutto, ho dovuto portarci il mio avvocato, ho dovuto affittare un appartamento per discutere la strategia, cioè è stata una roba surreale per parlare di questa cosa. Poi pare che ci saranno altri processi, però io ho già deposto, quindi non mi chiameranno, non ne so niente, forse andrà in prescrizione, ma una storia assurda, vi assicuro, assurda, prima ancora che Guia Soncini si accorgesse che esistevano queste cose. Infatti poi Guia Soncini mi ha scritto, ho detto complimenti, ma complimenti che io me la risparmiavo ma stravolentieri tutta sta storia. Però allora ho scoperto che c'è gente che per credere a una fake news così sciocca, per credere di essere il più intelligente di tutti
e di credere che quella non è una fake news, sono chi dice che non è una fake news, perché deve essere il più ganzo, si mette a perdere del tempo a insultare una come me, ma in maniera così pesante che un giudice poi ti dà 10 mesi, mica poco 10 mesi, eh? E scopro questa realtà umana che fino a quel momento io avevo ingenuamente trascurato, e mi metto un po' a studiare quello che girava allora. Allora c'era una teoria sociologica, non mi ricordo, l'aveva pubblicata Bollati Boringhieri, di un americano, che diceva, occhio, che con i social network cambiano gli scemi del villaggio. Perché un tempo gli scemi, che erano i miei persecutori, no? Gli scemi del villaggio, beh, voglia dire scemi del villaggio, io ho cambiato radicalmente la mia vita, cioè non sono più la stessa da allora, ne sono sicura, non solo virtualmente, ma anche personalmente sono diventata molto diffidente e me ne rendo conto, provo a superare questa cosa, non ci riesco e dico amen, ormai è andata così, no? Cioè chi va peggio, a me tutto sommato mi hanno solo bastonato su Facebook. Comunque, la teoria degli scemi del villaggio dice questa, che un tempo ogni villaggio aveva il suo scemo, no? Il suo scemo credeva agli UFO, ai draghi, alle cose, magari si metteva nei guai, però il villaggio un po' lo proteggeva, se sai che è uno scemo lo proteggi, un po' proteggeva se stesso, eccetera, eccetera, e questo sostanzialmente era isolato, perché tutto sommato non è che gli scemi del villaggio siano così tanti. Ne nascerà uno ogni 100 tra di noi, dice, nel villaggio, poi insomma il villaggio si occupa di lui, eccetera. Ma quando il villaggio diventa globale, questi scemi del villaggio hanno a disposizione i social network, che sono facilissimi. Anche un ragazzino di 6 anni oggi può usare un social network, è veramente una banalità. Il problema è usarli bene. Infatti chi fa più pasticci in genere adesso sono gli adulti e gli anziani, no? Che li sanno usare meno, perché non ci sono cresciuti e quindi non capiscono tanto bene quel che stanno facendo. Ma quando lo scemo del villaggio arriva sui social network, si mette in rete con altri 100 scemi di altri 100 villaggi. Non si sarebbero mai incontrati, perché poi ogni scemo del villaggio ha la propria credenza. Però questi scemi del villaggio fanno un gruppo su Facebook che si chiama quelli che hanno capito prima di tutti che ci stanno iniettando il 5G. Una cosa del genere. E allora questi 100 scemi del villaggio si rafforzano l'un l'altro e a voglia di bias di conferma sono solo lì, e in quella bolla ci si diffondono, si scambiano informazioni che confermano cose che ciascuno scemo del villaggio vuole sapere, e 100 scemi del villaggio riescono a metterci 100 pezzi di informazione, quindi ogni scemo del villaggio è 100 volte più sicuro di prima ed è 100 volte più indifeso di prima. L'altro problema è che 100 scemi del villaggio che si mettono a insultare una persona su Facebook trovano un essere umano che trova 100 insulti, e 100 insulti è vero che sono disincarnati, però sono sempre 100 insulti. E comunque ricordatevi che di persona nessuno di noi osa dire agli altri quello che osa scrivere su Facebook, perché quando ce l'abbiamo davanti non siamo così crudeli. Lo possiamo diventare col branco, no? Marina Abramovic l'ha dimostrato, che col branco possiamo diventare anche molto cattivi. Ma il branco, se il branco si limita in termini numerici, se io incontrassi, tant'è che questo qui è processo, non c'è manco venuto, non mi ha voluto guardare in faccia. E questi qua, i suoi accoliti, sono tutti scomparsi, questi 100 scemi nel villaggio. Adesso credono ad altre cose, hanno altre teorie bislacche sugli alieni, non lo so. Visto che lì insomma c'era un giudice che ha detto state buoni, loro si sono un po' dispersi, però sicuramente adesso stanno facendo del male ad altre persone o si stanno comportando da scemi del villaggio globale su altri angoli, su altre nicchie della nostra informazione. No, nel senso che io potrei parlarvi a lungo di questa cosa, perché cioè dal 2013 che va avanti, quindi, però appunto la questione importante secondo me, cioè la risposta alla tua domanda è semplicemente che di lontani fisicamente, lontani con gli occhi, lontani con la voce, lontani in tanti. Sì, però in tanti, noi esseri umani, e questo vale anche per i quindicenni che ci sono cresciuti, non siamo capaci di valutare chi siamo, quanti siamo, cosa stiamo facendo, chi abbiamo davanti. Perdiamo quel contatto umano, un po' animale, che ci viene dato dalla prossimità, credo. Sì, no, sono completamente d'accordo. È noto che anche perché forse stiamo davvero avvicinandoci al tirare le fila, noto che siamo tornati alla fabbrica, perché
sta emergendo che la fabbrica delle fake news siamo noi, cioè semplicemente che prima le fabbriche potevano avere le dimensioni di una fabbrichetta di paese, invece adesso il villaggio globale, la fabbrica di Antonio l'ha fatta grossa con Nerone, fabbrichetta di paese, insomma, la bufala più resistente del mondo. Certamente sono state bufale di enorme successo perché di nuovo c'era Svetonio, c'era una persona autorevole che aveva la possibilità di metterla in circolazione. Invece lo scemo del villaggio, una volta, come hai detto tu, era innanzitutto protetto da quelli un po' meno scemi di lui e poi stava nel villaggio che era separato dall'altro villaggio. Quindi sicuramente ci sono anche i famosi interessi, le grandi industrie, le grandi industrie della comunicazione, però essenzialmente siamo noi, per come siamo fatti, che ci stiamo costruendo questa grande fabbrica. Ecco, quindi io non so se dobbiamo andare a conclusione, ma alla fine c'è sempre qualcuno che alza la mano e dice vabbè, ma noi ci possiamo difendere, perché se dici così che siamo noi che le produciamo, che le diffondiamo, poi c'è magari uno un po' più scemo, che tutti siamo un po' scemi anche, questo dobbiamo saperlo, che tutti siamo un po' bugiardi, che tutti abbiamo i nostri interessi, primo dei quali sentirsi belli, no? Ganzi, cioè piacerci, e per piacerci siamo anche disposti a dire balle, a dirle a noi stessi, a creare un ambiente confortevole alla nostra psicologia. Ci si può difendere? Questa no, è la domanda. Non ci si può difendere, perché hai messo bene in evidenza nella nostra Costituzione, nel nostro modo di pensare, che sta alle radici di tutto ciò. Semplicemente è cambiato il contesto, è tale, troppo ampio ed è troppo distaccato, per cui quei problemi che erano relegati e avevano poche conseguenze, perché non tutti eravamo Svetonio, adesso diventano molto più cruciali e quindi è molto più suscettibili di essere di diventare veramente problemi seri e creare un mondo di fake news. Quindi è anche vero che qualche cosa si può fare, io credo, ed è nella direzione che dicevi, cioè rendere consapevoli dei nostri errori di ragionamento, rendere consapevoli di tutte le criticità e le complessità della situazione. Rendere consapevoli degli errori di ragionamento non cambia troppo le cose, perché tanto noi siamo come dice Damasio, però almeno se noi impariamo che quando possiamo dobbiamo prenderci tempo per decidere, questo è già un gran passo, perché tanto di quello che succede deriva dal fatto che noi magari arrabbiati o comunque emotivamente scossi rispondiamo troppo velocemente. Gli errori, noi tutti siamo animali propensi a determinati errori di ragionamento, però si vede che se ci prendiamo un po' di tempo per pensare a che risposta vogliamo dare, qualche cosa si fa. Quindi quello è un minimo. Una minima indicazione che mi verrebbe da dare. E poi, ripeto, sarà ottimistica, ma questa teoria del confrontarci, parlare, guardandoci negli occhi, ha delle basi di dati, funziona davvero così. Sì, tant'è che nella comunicazione fino a poco tempo fa si faceva riferimento alle bolle, che vengono chiamate anche camere dell'eco, no? Che è quel meccanismo psicologico che viviamo durante tutta la vita, per cui ci scegliamo gli amici e gli amici ci assomigliano, e allora usciamo a cena con gente che è d'accordo con noi, e quando poi arrivano le elezioni crediamo, cioè siamo convinti che le vinceremo perché abbiamo visto solo quel mondo lì, invece poi tipicamente certo, no, tutto questo funziona se non sei in una bolla, e in internet facilmente ci entri, e internet rafforza le bolle perché ci costruisce degli algoritmi che ci comprimono questa cosa. Nel tempo, cioè, soprattutto Cass Sunstein, che era uno dei principali teorici di questa cosa delle camere dell'eco informative, un pochino ammorbidito la sua posizione, perché poi in realtà probabilmente guardandoci intorno ci si rende conto che la nostra vita reale è anche un po' più complessa di così. Ci sono delle frequentazioni che non scegliamo e che ci possono magari far vedere pezzi di mondo che altrimenti non vedremo, semplicemente i nostri parenti, noi non li scegliamo, e possono essere diversi da noi e ci possono far vedere che esiste gente che la pensa diversamente da noi, e ci possono far arrabbiare, ci possono far riflettere, ci possono mostrare che alle volte dietro a certe credenze sbagliate c'è soltanto una grande fragilità, una grande necessità di essere ascoltati, un grande rifiuto del sentirsi soli, del sentirsi incompresi e così via. Quindi in realtà poi
nell'accettare il fatto che noi siamo umani, siamo fallibili, siamo bugiardi, siamo quel che ci pare, però nel confronto con gli altri un po' ci possiamo difendere, cioè con un po' di comprensione rispetto agli altri, un po' di apertura, un po' di dialogo, che costa, perché parlare con chi non la pensa come costa, è meglio uscire a cena con gente simpatica che con gente antipatica, e questo lo so anch'io, però questo ci permette di vedere altri pezzi di mondo, oppure uscire con gente simpatica e poi quando si scopre che c'è qualcosa di diverso in loro, magari fare qualche domanda in più. E con gli strumenti dell'umana comprensione scoprire che per fortuna anche i nostri amici non sono in tutto uguali a noi, se no forse non li avremmo scelti probabilmente, ma hanno delle storie da raccontare, delle cose che li rendono un po' più soggetti a, magari ad altri venti rispetto a quelli che spingono noi, che vale la pena conoscere e su cui vale sempre un po' la pena riflettere. Ecco, questo è forse il modo di difenderci migliore che abbiamo. Io ti direi grazie. Tutto ok, Paola? Grazie. La bambina sta benissimo. Sta leggendo la Pimpa. Sta leggendo la Pimpa, abbiamo guardato cartoni animati, disegnato, colorato. Perfetto, ok. Tutto a posto. Vai, grazie. Sì, sì, sta girando un microfono gelato per le domande e basta alzare la mano e abbiamo una collaboratrice che ve lo porterà. Ce n'è anche una domanda. Prego, vi chiedo, adesso sto confondendo un po' i ruoli, però già, quando fate la domanda magari dite il vostro nome così noi siamo più capaci di rispondervi proprio per quella questione dell'umanizzazione del nostro interlocutore che dicevo poc'anzi. Prego. Giuseppe, prossimo laureando in filosofia. Intanto grazie perché è raro sentire dialoghi così, nel senso di proprio di logica a due, finalmente si usa un po' di logica, mi viene da dire. Allora, parto un po' da lontano, però arrivo al punto. Sono uno di quelli radicali, nel senso che a me la libertà di stampa mi va bene se è libertà dalla stampa. C'è troppa informazione. Se questa pandemia ci ha insegnato qualcosa è proprio questa questione dell'infodemia, no? Io sono d'accordo su Derrida, con Derrida su questo. L'informazione informa i fatti, non sui fatti. Questo è il grande paradosso che oggi ci troviamo a vivere. E quindi questo tocca anche il discorso della scienza. Che cos'è il discorso della scienza? Perché a me pare di capire che quello che stiamo vivendo è scientismo, non è scienza. Tutti questi scienziati, biologi, virologi, chimici, che vanno in televisione, saturi del loro narcisismo, a dire ciascuno una cosa diversa dall'altra, forse hanno una responsabilità di cui non sono consapevoli. Allora però mi chiedo allo stesso tempo, perché tutto questo discorso della scienza in TV, nei social media? Forse perché anche la scienza stessa ha toccato il suo punto d'angoscia. E cioè si è resa conto che proprio mentre stava per sfasciare il mondo si è detta forse questo può essere pericoloso. Allora, la responsabilità della scienza anche nel discorso, nel logos. E che cos'è oggi l'angoscia? Perché forse è questo l'emozione di cui dobbiamo occuparci, più che della paura. Se potete dirmi qualcosa su questo. Provo a cominciare io, poi Cristina se vuoi aggiungere qualcosa, visto che qui si parla di filosofia, io mi sento sempre un po'... Io ho fatto medicina, ecco, nel caso. Ho fatto lo scientifico e poi medicina. Ah, un altro esempio di bias screen l'ho visto ieri su Facebook, c'era chi diceva chi esce dal classico... i laureati in ingegneria usciti dal classico hanno voti altissimi, sono bravissimi. Questo dimostra che il classico forma bene gli ingegneri. No. Perché magari di uno che si laurea in ingegneria ci sono 10 usciti dal classico, che si sono iscritti in ingegneria e poi dopo il primo anno sono passati a lettere classiche. Fate attenzione, questa cosa si chiama bias del sopravvissuto. È molto divertente la storia degli elicotteri da guerra, va bene. Andiamo alla cosa. Sì, allora lui ha citato l'infodemia. Infodemia vuol dire eccesso di informazioni e non di informazioni sbagliate,
ma di informazioni senza controllo. Nell'eccesso di informazioni che si diffondono senza controllo, molte sono sbagliate e siccome non hanno controllo, si diffondono in maniera caotica e imprevedibile. Questa è l'infodemia. L'infodemia viene una parola che usano per primi i giornalisti durante una delle pandemie degli anni passati, perché non so se vi ricordate, noi qui nel mondo occidentale le abbiamo vissute poco, ma ci sono state diverse epidemie importanti anche negli anni scorsi. Noi abbiamo vissuto l'HIV, poi questa, poi abbiamo creduto che la suina non fosse una vera emergenza. In realtà in certe parti del mondo ci sono state varie Ebola e così via, che sono state epidemie. A un certo punto, durante un allarme per una possibile pandemia influenzale che poi non si è verificata, eravamo già in epoca abbastanza recente, un giornalista ha scritto: ah, qui oltre al virus si diffonderanno troppe informazioni, sta diventando un'infodemia. Sembra un lemma da specialisti dell'informazione, viene invece preso dall'OMS che con l'insorgere di questa pandemia qui dichiara anche un'emergenza infodemica. Quindi infodemia adesso è diventato un termine tecnico anche in ambito di salute pubblica, perché l'OMS ha scritto nero su bianco, questo è importante, che un'infodemia è un problema per la salute, perché l'infodemia convince le persone a fare cose sbagliate, a non proteggersi, a portare in giro malattie, a adottare comportamenti sbagliati, eccetera. Quindi l'infodemia peggiora la pandemia. In questa infodemia allora potrebbe essere interessante tornare alla radice della parola informazione, che è dare forma ai fatti, non spiattellare i fatti, spiattellare i dati, che è quello che sta succedendo, ma dargli una forma, dargli un contesto, presentarli bene. L'infodemia perde questo, è come una cellula tumorale, no? Perde le caratteristiche, è un'informazione che ha perso le sue caratteristiche ragionevoli e l'ha resa senza controllo, no? Ed è diventata senza controllo. In questo, giustamente, lui dice, il ruolo degli scienziati cos'è diventato? Perché gli scienziati stessi si sono messi a diffondere informazioni in questo mare infodemico, magari rispondendo più alle proprie umane angosce che a quello che realmente i dati stavano mostrando. Il problema è che quello che realmente i dati stavano mostrando andava interpretato e che i dati si stavano accumulando. Quindi i dati in realtà realmente non mostravano ancora niente e probabilmente non bisognava dire certe cose. E certe cose sono state dette in maniera prematura, hanno peggiorato l'infodemia, eccetera. Quindi c'è stata sicuramente una responsabilità enorme da parte della comunità scientifica e una responsabilità enorme da parte delle istituzioni medico-scientifiche che non hanno istituito una cabina di controllo dell'informazione. Cioè, quando è l'OMS che ti dice c'hai un problema con un virus, ma c'hai anche un problema con l'informazione, forse avresti dovuto mettere degli esperti di diffusione dell'informazione, esattamente come stavi mettendo degli esperti di diffusione del virus. Invece nelle varie cabine di controllo c'erano solo tutti maschi anziani, peraltro, ma tutti esperti di cose tipo il capside virale, la pneumologia, assolutamente fondamentali, ma mancavano gli psicologi sociali, gli esperti di informazione, i filosofi, esperti di etica, che infatti adesso sono lì che dicono: scusate, non c'è mica solo Agamben, c'è anche chi ha qualcosa di dire di bioetica, perché magari la sta studiando da 20 anni, chi ha qualcosa di dire, da dire sulla nostra modalità di ricezione e diffusione delle informazioni, perché la studia da 50 e così via. Quindi è assolutamente vero che ci sono queste responsabilità, eccetera, però di quello che stava lei dicendo giustamente, io voglio sottolineare una cosa che poi alla fine risulta sempre problematica, perché quando si discute di questo tema anche tra esperti si arriva sempre lì, ed è: chi decide? Come faccio io a dire al tal scienziato basta, è chiaro a me e non al pubblico che tu sei colluso con una parte di sanità privata e quindi stai andando in TV a dire che non è un problema, perché sennò ti chiudono gli ambulatori ortopedici. Io lo so, il pubblico no, E però negli ambulatori ortopedici stai mettendo a rischio il tuo personale, gli infermieri che ci servono, i medici che ci servono, questo è abbastanza scontato, e le persone che vanno a farsi visitare per un problema ortopedico che potrebbero magari risolvere a domicilio, in altre forme di cura, eccetera. E invece tu vai in TV per un interesse economico, vergognati. Abbiamo visto persone, scienziati collusi con certe parti politiche. Noi lo sapevamo, il pubblico forse no. I giornalisti della TV hanno bisogno di fare ascolti e per fare ascolti ci devono far vedere la gente che litiga. E quindi si inventano queste forme tipo la par condicio che nella scienza non hanno nessun senso. Vi ho detto, la scienza va avanti a paradigmi di maggioranza, quindi non ha senso far vedere due opinioni contrapposte, perché una è il 99% degli scienziati e l'altro è uno, magari un battitore libero, magari un disonesto, magari uno che c'ha ragione,
domani lo sapremo, però in questo momento non rappresenta la collettività degli scienziati, che sono tutti quanti d'accordo nel dire una cosa. Se in TV ne metti uno contro uno, fai sembrare che il dibattito sia 50-50, in realtà magari è 99-1, quindi è sleale, è sbagliato e così via. Però, appunto, si torna sempre lì, chi decide? Noi non possiamo permettere che questo ci autorizzi un pensiero di deriva autoritaria, per cui c'è chi da parte del governo dice tu vai in TV, tu no, tu fai questa intervista, tu chiedi queste cose e queste altre non le chiedere. Noi siamo un pubblico adulto, dovremmo semmai riflettere su un'altra cosa, dovremmo forse formare migliori giornalisti e forse dovremmo essere un pubblico migliore. Come si fa a essere un pubblico migliore? Beh, ci si forma, si discute, si parla con Cristina, si viene qui, si fanno gli incontri alle elementari, accidenti, bravi. Si comincia a ragionare su cose di questo tipo, che non sono i numeri, il 5% degli africani è vaccinato, sono i principi della logica, sono i principi della psicologia. Guardate che la psicologia in Italia si insegnava al liceo all'inizio del Novecento, poi ci abbiamo un po' rinunciato perché non ci sembrava abbastanza scienze, poi perché poi c'era da insegnare la letteratura, che è nobilissima, ma ci siamo dimenticati che ci sono tanti strumenti del nostro vivere che dovremmo imparare ad acquisire anche nel nostro rapporto con l'informazione. E forse questa è un po' la cosa. Io non credo che le fake news si risolvano perché c'è una cabina di regia governativa che le cancella da Twitter. Questo non andrebbe bene, perché non esiste la verità. Se esistesse la verità, ok, ma visto che la verità è una cosa un po' sfumata, è un po' mutevole, un po' cangiante, non possiamo permettere che ci sia una persona a decidere oggi è questa, perché è sbagliato. Vuoi aggiungere qualcosa? No. Sì. Vuoi aggiungere qualcosa? Grazie, buongiorno a tutti. Grazie per l'interessante mattinata. Ma io intanto sono tacca, chiedo scusa, non l'ho detto. Distinguere due cose, perché i temi sono due. Uno le fake news e l'altro la fabbrica o la fiorente fabbrica. Ma le fake news si diffondono nella norma con i social. E chi le diffonde, magari costruendo davvero una fabbrica, perché dietro ci sono interessi. Vogliono fare, non so, farsi un numero minimo di follower, una cosa del genere. Lei ha citato giustamente una cosa molto interessante, cioè lo scemo del villaggio. Lo scemo del villaggio che magari dà un like, dà una sua interpretazione, così tanto per essere il primo che risponde, senza magari domandarsi perché questa affermazione, subentrando magari poi su questo la psicologia di massa o di gruppo o di branco, laddove magari poi questo branco, il singolo nel branco, non dà la sua interpretazione così come sarebbe portato a dare, ma dà l'interpretazione perché il branco dà quella interpretazione deviata, mutata. E allora mi domando e domando, non è che forse, visto che comunque i social non c'è una rete, non c'è un filtro, passa comunque tutto da una parte. Non è che forse occorrerebbe una codifica, quantomeno una autodisciplina, prima di far filtrare, prima di far passare certe notizie? E non è che forse c'è uno scollamento oggi ancora troppo forte e profondo e magari indietro su certi aspetti, tipo quello legale? Grazie. Dico una cosa e poi passo la palla a Cristina, che mi pareva che prima avesse parlato di questa autoresponsabilità e di come, no? Cioè, mi vuoi dare la domanda difficile? Certo, la filosofia serve alle cose difficili, lo dicono sempre loro, le cose facili, quelle sono i numeri. Beh, non è tutta responsabilità dei social, cioè le cose che condividiamo sui social spesso vengono dai giornali normali, no? Corriere.it, e noi condividiamo, poi magari è un articolo di 10 anni fa, adesso girava un articolo del 2012 su Ken Loach che non ha ritirato il premio, l'avrete visto anche voi, su Facebook girava questo articolo del 2012, perché appunto era riemerso così in maniera caotica, ogni tanto succede, ma non sono solo i social, appunto gli esempi che abbiamo fatto prima, cioè i social sono uno degli strumenti per la nostra stupidità,
che è meravigliosa, che ci fa fare cose divertenti, eccetera, però è stupidità. Quindi, però ne abbiamo tanti altri di strumenti per la nostra stupidità, quindi non è che ce la possiamo prendere solo con i social. I social fanno anche tante cose buone, diciamo. Ma, quindi non è affatto quello. Vi faccio un esempio, e poi appunto per le cose difficili abbiamo lo sportello filosofico qua. Dunque, quando Einstein... bla bla bla, Einstein nei primi anni del Novecento scrive una nuova teoria che cambia la fisica, no? E entusiasmo, c'è però una guerra in corso. Alla fine della guerra, in realtà anche durante la guerra, ma non riescono mai a farla liscia, sono storie abbastanza buffe queste di scienziati che cercano di andare a provare la teoria di Einstein durante una guerra e vengono puntualmente arrestati, li sequestrano i telescopi, così. Poi, alla fine della guerra si può viaggiare e c'è uno scienziato inglese, notate, Einstein è tedesco e questo è inglese, lui si chiama Eddington, e tedeschi e inglesi si erano fatti la guerra fino a poco prima. Però sapete che dopo le guerre c'è anche una grande voglia di pace, no? E allora questo scienziato inglese prende e va, mi pare, nelle Antille, insomma, di fronte al Golfo di Guinea, non nelle Antille, va a fotografare un'eclissi di sole per dimostrare la teoria di Einstein. Torna a Londra, presenta i risultati alla Royal Society ed esce un bellissimo trafiletto molto importante per la storia della scienza sul Times, sul giornale inglese, che dice: nuova teoria sul funzionamento dell'universo esposta e con le prove fotografiche. E questo articoletto racconta di questo Sir Arthur Eddington che va alla spedizione all'oceano, arriva lì con le macchine fotografiche, immaginate, è il 1919, una roba avventurosissima. Bene. A parte che c'erano le nuvole quel giorno e quelle foto sono tutte sfocate, non vogliono dire assolutamente niente, però lasciate perdere questo dettaglio, succede che dall'altra parte dell'oceano il New York Times sa di questa storia bellissima, no? E come funzioniamo noi giornalisti? Cavolo, c'è una storia, la copiamo, noi siamo sempre a copiarci, no? E quindi il New York Times deve mandare un giornalista di là dall'oceano, di nuovo è il 1919, non è una trasferta facile per l'inviato, e c'è un inviato nel gruppo dei giornalisti che già comunque sta andando in Europa, quindi viene incaricato lui. Nota a margine, nel 1919 esistevano i giornalisti scientifici? No, noi nasciamo con la bomba atomica. Il nostro atto di nascita è quando c'è stato bisogno di raccontare la scienza che cambia il mondo, la bomba atomica. Quindi questo qui che sta andando di là dall'oceano non sa niente di scienza. Cosa sta andando a fare questo signore che si chiama Henry Crouch? Sta andando a seguire il golf, perché lui è giornalista sportivo. Però quando si dice c'è uno scienziato tedesco che dice queste cose a Londra, lui alza la mano e dice vado io, no, bello, mi interessa, a me piace la scienza. E questo che sa tutto di golf, ma niente di fisica, prende e va di là dall'oceano e si fa, non incontra Einstein, non incontra Eddington, è un cialtrone, cioè anche i giornalisti americani del 1919 potevano essere cialtroni come quelli di oggi, come noi. Va di là, non è che si fa raccontare le cose, non ci capisce niente, ma capisce una cosa, che è bello, capisce, bello. E allora comincia a trasmettere in America delle notizie esaltanti, le stelle non sono più dove si pensava che fossero. Vi giuro, cioè sul New York Times il titolo è Stars are not where they were supposed to be, eccetera. Poi c'era scritto Subbuglio nel mondo della scienza. Si trovano ancora questi trafiletti, io li faccio vedere sempre a lezione, sono bellissimi, sono pieni di fake news. Cioè, perché lui manda questi lanci che vengono pubblicati da redattori ancora più esaltati, Ganzo, l'universo è cambiato, no? Cioè, bellissimo. C'è uno di questi catenacci sotto il titolo che dice... Dice Man of Science, More or Less Agog, abbastanza eccitati, no, questa cosa qua, e poi dice Einstein, aperte virgolette, è una cosa per quattro iniziati, per quattro wise men, dice persone sagge, chiuse le parole, qualcosa che riferisce il suo audace editore. E queste sono due fake news in una, perché Einstein non aveva scritto un libro. Cioè noi poi oggi raccogliamo gli scritti di Einstein in libri, ma Einstein non ha mai scritto un libro, tantomeno un libro di divulgazione. Ma soprattutto Einstein ce l'aveva un po' su, come tutti gli scienziati per bene, con l'idea che la scienza non possa essere raccontata.
Perché vuol dire che se no è una roba che non serve a niente, che se ne sta lì. Agli scienziati bravi piace che invece la scienza venga raccontata. E ce l'aveva su con quest'idea. Quindi in realtà, diciamo, con questo sottotitolo arrivano due fake news in una, ne arrivano tante altre in questi articoli, ne leggete di tutti i colori. Molte di queste fake news sono sopravvissute. Questo era il 1919, non c'era Facebook, non c'era niente, eppure noi oggi continuiamo a ritwittare, a condividere storie per cui Einstein andava male a matematica, Pagella, Svizzera, probabilmente quella, con un sistema di votazione per cui erano al contrario, non mi ricordo, insomma non ha nessun senso, non è che se vedete 5 vuol dire che andava male a matematica, vuol dire che in quel sistema di votazione ha preso 5, bisognerebbe sapere che cosa significava. Einstein, insomma tutta una serie di, quella delle api, Einstein ha detto che quando morirà l'ultima ape, e questo, tutta una serie di balle che discendono da questo meraviglioso giornalista cialtrone che era andato a seguire il golf e si è trovato a scoprire che l'universo era cambiato. Quindi in realtà questa è l'onda lunga, voi direte che danni fa? Probabilmente nessuno, se non su un immaginario un po' ridicoleggiante, per cui la scienza fa cose, oppure si ritira, no, nella propria torre e l'audace editore sa che non venderà una copia di un libro che non esiste, cose di questo tipo. Forse fa dei danni sul nostro immaginario, ma non è il social network, siamo noi. Devo proprio rispondere alla domanda difficile? Sì. No, non lo faccio perché è troppo, apre scenari troppo ampi sui quali non siamo in grado probabilmente né tu né io di discutere. La domanda difficile è: qualcuno deve controllare, qualcuno deve censurare. Allora, nei social network intesi come Facebook, peraltro paradossalmente io non sono sui social, quindi parlo di qualcosa che non conosco. Qualcuno deve censurare Facebook, come adesso si chiama. Allora Facebook non è interessata alla notizia vera o alla notizia falsa, Facebook è interessata a fare i suoi affari che passano in gran parte per... Tra l'altro questo sistema di censura di Facebook viene usato per vendette, cioè io segnalo lei perché mi sta antipatica, mica... perché ho più ragione di lei, no? E quindi poi dopo il suo profilo viene oscurato, ma non c'è dietro nessun reale controllo delle notizie. No, non c'è nessun interesse a oscurare né me né lei, c'è interesse ad avere più dati per venderli, fare quindi sì, un intervento legislativo su questi aspetti è verosimile. Io non sono una giurista e quindi rifiuto la domanda, ovviamente, ma il buon senso mi dice ci vuole un intervento legislativo, ma non sui contenuti delle informazioni. Se no si chiama censura e ci sono già le leggi che proteggono dagli eccessi dei contenuti. Mi sembra che non ci sia bisogno di altro, però davvero mi fermo e mi spiace anche vorrei... Ci voleva il giurista qua, prossima sì, volta facciamo un incontro a tre e dura 2 ore, però ci vogliono 2 babysitter in più probabilmente. Vedete voi se è Novara... Perché la giurista sarà donna, ma non è vero perché anche gli uomini possono portare i bambini. Però non lo fanno mai, potrebbero, siete autorizzati, eh? Facciamo così? Vi autorizziamo noi, vi autorizza la filosofia che si occupa delle cose difficili. Grazie Cristina. Grazie a te.